Benvenuti al TG10, ampia pagina di cronaca giudiziaria, in apertura dal telegiornale. Vi riferiamo di due gravissimi episodi che si sono registrati il 24 giugno scorso. Polizia e Carabinieri hanno fatto luce sui due inquietanti episodi criminali con due arresti. Vediamo. Come nei film d'azione, ma in realtà purtroppo le immagini che vi mostriamo fanno venire i brividi. Siamo in via Francesco Crispi a Gela, sono le 14 del 24 giugno scorso. Da un'auto risultata rubata scende un giovane col volto coperto, in braccio un fucile a canne mozze e spara 4 colpi all'indirizzo di un bar, al cui interno c'è la barista. Terrorizzata, la donna scappa da un'uscita sul retro. Pochi minuti dopo, identico copione si registra in via Generale Cascino. Dalla stessa auto vengono sparati altri colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un motorino in sosta e di un portone. Poteva essere una strage. In quel preciso momento in zona c'erano due bambini, un ragazzo ed una donna. A distanza di poco meno di 5 mesi, Polizia e Carabinieri di Gela hanno fatto luce sui due inquietanti episodi, arrestando i responsabili. Le manette sono scattate per Saverio Di Stefano, 24 anni, e per Giuseppe Turbia, di 21. L'accusa è di minacce, danneggiamento a mezzo dell'esplosione di colpi di arma da fuoco, porto di arma da fuoco con matricola brasa e ricettazione. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal GIP del Tribunale di Gela Lidio Conti su richiesta del sostituto procuratore Andrea Sodani con il coordinamento del procuratore capo Fernando Asaro. Le indagini degli inquirenti hanno subito evidenziato come i due gravissimi episodi potessero essere collegati, visto il modus operandi adottato dai malviventi e dal legame familiare esistente tra il proprietario del bar Crispi e l'uomo residente in via Generale Cascino. I fari investigativi si sono accesi immediatamente sull'ovile di Giuseppe Trubbia in contrada Fiaccavento. Servizi di osservazione hanno dato gli input sperati quando il 30 giugno scorso Di Stefano e lo stesso Trubbia stavano tentando di appiccare il fuoco ad alcuni indumenti. Gli abiti erano fortemente somiglianti con quelli indossati dal ragazzo che aveva sparato all'indirizzo del bar Crispi. Una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e di sequestrare un fucile a canne mozze calibro 12, numerose cartucce dello stesso calibro e 3 kg di hashish. Accurati esami e le opportune comparazioni hanno permesso di rilevare la piena identità tra gli abiti utilizzati dal malvivente. La comparazione balistica effettuata dalla Polizia Scientifica di Palermo dei bossoli rinvenuti nei due sopralluoghi ha confermato che provenivano dal fucile senza matricola calibro 12 sequestrato nell'ovile. L'auto utilizzata per compiere la sparatoria è stata data alle fiamme in un terreno nelle vicinanze dell'ovile di Trubbia. Il probabile movente degli atti compiuti potrebbe essere legato ad una ritorsione per l'incendio di un'auto utilizzata da Saverio Di Stefano, avvenuto nelle prime ore del 24 giugno. Non escluso, tra l'altro, che la spedizione punitiva potrebbe anche inserirsi in una situazione di contrasto sorta nell'ambito del traffico di droga. E sentiamo ai microfoni di Donata Calabrese il procuratore capo Fernando Asaro ed il sostituto Andrea Sodani. Procuratore, l'operazione Far West si spara a Gela senza timore, senza paura, però lo Stato in questo caso ha dimostrato di esserci. Assolutamente sì, sono orgoglioso che lo Stato nelle sue articolazioni territoriali oggi sia intervenuta per un fatto del 24 giugno 2017, cioè di qualche mese fa, un gravissimo fatto delittuoso avvenuto sul territorio di Gela in pieno giorno, un sabato pomeriggio d'estate, dove un soggetto si è ha sparato nella pubblica via in direzione prima di un'abitazione, poi di un bar, ha sparato in direzione dell'abitazione, 4 secondi dopo, per come evidenziato nelle telecamere, il passaggio di un bambino che stava giocando nello stesso marciapiede dove si trovava l'abitazione e il motociclo. Indagini difficili perché è venuta a mancare ancora una volta la collaborazione da parte della collettività. Sì, per come si vede dalle immagini ci sono persone in grado di poter riferire, perché sono immagini che raccolgono questi due episodi in rapida successione avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro in pieno pomeriggio a Gela, con alla presenza di determinate persone. L'attività di indagine si è sviluppata esclusivamente sulle solite nostre attività tecniche, quindi telecamere, riprese delle videocamere pubbliche e private, intercettazioni e la ricostruzione analitica fatta congiuntamente dalla
forze di polizia e dall'arma dei carabinieri che sono intervenute congiuntamente a realizzare questo grande risultato che riguarda appunto tutte le articolazioni territoriali dello Stato su Gela. Trubbia e Di Stefano cosa hanno fatto esattamente quel giorno per cercare anche di depistare le indagini? Sì, beh, hanno preso diciamo numerosi accorgimenti che hanno reso più complessa l'attività di indagine, ovviamente a parte l'utilizzo di una macchina che era stata rubata pochi giorni prima, ad esempio si sono cambiati d'abito più volte, addirittura 4 volte, una volta per raggiungere dalle rispettive abitazioni la base logistica in periferia di Gela dove erano custodite le armi e la macchina rubata, da lì si sono cambiati un'altra volta per raggiungere i luoghi poi dove sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco, poi si sono cambiati un'altra volta per ritornare a casa e quindi una quarta volta prima di uscire normalmente in giro per la città. La macchina utilizzata poi è stata smembrata, data le fiamme, sono state diciamo percorse delle strade assolutamente secondarie, quindi diciamo queste sono diciamo tutta una serie di elementi che hanno sicuramente reso più complessa ecco, l'attività di indagine. Che collegamento c'è fra i due episodi? Beh, diciamo i due episodi c'è un collegamento diciamo parentale tra la vittima dell'episodio di uno degli episodi con diciamo il titolare dell'esercizio commerciale che invece è stato il bersaglio del secondo episodio, quindi probabilmente diciamo si pensava che diciamo anche il secondo negozio potesse essere diciamo frequentato da questa persona che era, si ritiene, ma è comunque il movente, un'ipotesi, il vero bersaglio di questa intimidazione. Sono entrati in azione quasi senza paura, forse pensavo di farla franca. Sì, sicuramente questo immagino fosse diciamo il loro auspicio. Sì, senza paura, nel senso che non si sono fatti alcuna remora nel commettere fatti gravissimi, come appunto è stato detto ripetutamente, in pieno giorno nel cuore della città, addirittura nel centro, in mezzo alla carreggiata di una delle vie principali, via Crispi, questa persona è scesa e ha esploso un colpo di fucile all'interno di un bar senza avere piena visuale di chi potesse essere all'interno, tant'è vero che all'interno c'era una dipendente che per puro caso, perché era diciamo nascosta dietro un angolo, non è stata colpita, quindi sicuramente diciamo un'attività diciamo spregiudicata. Un'indagine complessa, difficile, ma alla fine lo Stato c'è, lo dicono gli investigatori, sentiamo. Comandante, perché è stata un'operazione, un'indagine difficile questa? Perché la gente non ha collaborato? Cos'è successo quel pomeriggio? Diciamo che l'indagine è stata svolta grazie all'azione di controllo del territorio e la sinergia c'è stata con i colleghi del commissariato di Gela. È stata fatta tutta una ricostruzione attraverso sistemi di videosorveglianza, indagine classica e indagine tecnica. Devo purtroppo comunque rendermi conto e prendere atto che non c'è stata collaborazione da parte di cittadini che sono venuti a fornirci informazioni su questo episodio. Calcolato, l'episodio è stato molto grave perché è avvenuto in pieno giorno in locali pubblici e sulla pubblica via con anche bambini a pochi centimetri da dove sono stati sparati i colpi e quindi poteva trattarsi e parlare oggi di una tragedia consumata. Quindi l'attività meticolosa che anche il giudice ha tenuto a sottolineare dà merito all'operato di tutte e due le forze di polizia che con un continuo scambio informativo hanno consentito sotto il coordinamento della Procura della Repubblica arrivare in tempi così brevi a questi risultati e assicurare questi due criminali alla giustizia. Quanto sono pericolosi Giuseppe Trubbia e Di Stefano? Allora, sono altamente pericolosi, teniamo conto che della condotta di cui sono resi responsabili loro, non si sono fatti scrupolo di sparare in pieno centro cittadino alle 3 del pomeriggio, 2:30 del pomeriggio, quando in città c'erano gente, non è avvenuto nelle ore notturne, hanno corso il rischio sparando al bar che all'interno del bar vi fossero degli avventori, hanno corso il rischio sparando in via Generale Cascino di attingere una famiglia che lì si trovava per caso, sono altamente pericolosi. Quindi si tratta di un'indagine particolarmente importante? Indagine particolarmente importante perché ha tolto dalla libera circolazione o comunque ha permesso di assicurare alla giustizia due soggetti veramente pericolosi.
Sarà inaugurata lunedì 20 novembre alle 19 nella sala riunioni della Chiesa Santa Lucia di Gela la Fondazione Antiusura Enza D'Angeli. Interverranno autorità civili, militari e religiose. Mentre 15 dirigenti medici questa mattina hanno firmato il contratto a tempo indeterminato, i precari dell'ASP di Caltanissetta si sono ritrovati nei locali della Direzione Generale di Via Cusmano per avere informazioni sulla procedura di stabilizzazione. Preoccupati sul loro futuro lavorativo, hanno chiesto un confronto con i vertici dell'azienda. È più che una protesta, è un chiarimento che noi vogliamo da questa direzione. Siamo qui perché vogliamo che rispetti gli incontri che ci sono stati tempo fa, dove abbiamo sottoscritto per mezzo di un tavolo tecnico la stabilizzazione di tutto questo personale precario, prioritariamente A e B, e poi successivamente per l'anno 2018 per tutto il personale CD. I posti c'erano. Il nostro timore è che non venga rispettato, quantomeno ci sia qualcosa che vada a variare il tutto. Siamo qui per chiedere chiarimenti in tale direzione, in tal senso. Ecco. Noi abbiamo visto un po' di immobilismo, vabbè che c'è stata una nota assessoriale che diciamo bloccava il tutto, però si poteva fare qualcosa, già magari deliberare e bloccare l'iter della stabilizzazione. Siccome a tutt'oggi non abbiamo visto delibera, siamo preoccupati per siamo preoccupati per la delibera che ancora non è uscita, quindi non sappiamo a che punto è questo processo di stabilizzazione. A ribadire l'attenzione dimostrata ai precari dalla direzione strategica dell'ASP, che ha riconosciuto il lavoro svolto, integrando nel 2017 l'orario di lavoro passato da 24 a 36 ore settimanali, il direttore amministrativo Alessandro Mazzara, che ha incontrato i lavoratori nell'aula maiorana. Le problematiche che loro sollevano sono delle problematiche legate non alla volontà della direzione generale, ma ad un contesto di carattere economico che vede l'azienda impegnata in una attività che probabilmente porterà alla ridefinizione della dotazione organica, tenendo presente che non ci sono soltanto i precari all'ordine del giorno, ma ci sono, c'è anche il funzionamento in generale di tutti i servizi sanitari e in particolare di alcune unità operative che sono fondamentali per la vita e per l'assistenza dei pazienti. Per cui non ritengo, diciamo, che ci debba essere nessun allarmismo, perché le categorie A e B, diciamo al momento trovano disponibilità nei posti previsti nella dotazione organica per tutte 140 le figure, troveremo delle soluzioni adeguate che se poi la domanda è a quante ore, ancora non siamo nelle condizioni di poterlo dire, perché dobbiamo avere il quadro economico completo e in base al quadro economico completo poi si procederà eventualmente anche alla trasformazione o integrazione della dotazione organica attuale. Ritengo che questo chiarimento sia utile, lo faremo anche alla presenza dei lavoratori, perché ribadisco l'interesse della direzione generale, in primis del direttore generale e di tutto il suo staff, a dare delle risposte concrete ed nello stesso tempo adeguate, ma compatibili con quelle che sono le risorse economiche dell'azienda e i posti disponibili attualmente in dotazione organica. In relazione alle notizie su possibili errori per la tassa sui rifiuti in diversi comuni italiani, Gela ha applicato correttamente la quota variabile TARI anche alle pertinenze delle utenze domestiche, e quanto ha verificato l'assessore comunale al bilancio e tributi Fabrizio Morello, sentendo gli uffici di cui è funzionario responsabile Maria Concetta Bonfirraro. I tecnici del comune hanno confermato che non si ravvisano difformità di calcolo rispetto alle previsioni normative e regolamentari in materia. Ci fermiamo, linea alla regia. Eccoci, seconda parte del telegiornale, sarà presentato giovedì 16 novembre alle 17.30 nei locali del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela il libro Città dei Greci in Sicilia di Massimo Frasca, docente di archeologia classica all'Università degli Studi di Catania. Dialogherà con l'autore Simona Modeo, presidente regionale dell'Associazione Sicilia Antica. L'iniziativa è della libreria Mondadori in collaborazione con lo stesso istituto scolastico e la sezione locale dell'Archeoclub d'Italia.
Il primo service del nuovo anno sociale del Chivanis Club di Gela è stato dedicato agli anziani. Il neopresidente Maurizio Gallenti ed alcuni soci hanno trascorso la festa di San Martino con gli ospiti della casa di riposo Antonietta Aldisio. Salsiccia e castagne e tanto affetto ed allegria per una mattinata solidale. Festeggiamo la festa di San Martino qua dagli anziani della casa di riposo Antonietta Aldisio con il Chivanis e la comunità in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio. Siamo ben lieti di festeggiare questo giorno e rendere lieta questa giornata, perché gli anziani hanno bisogno anche di ritrovare le antiche tradizioni e tutto ciò che hanno dimenticato. Molto spesso gli anziani vengono considerati un peso, quando in realtà sono una risorsa, un grande punto di riferimento della vita, di cui tutti i giovani dovrebbero nutrirsi quotidianamente delle loro esperienze e delle loro, diciamo, valori e saggi principi. Indifferenza va rappresentata quotidianamente con buone azioni di solidarietà, eliminando l'indifferenza e eliminando la discriminazione verso i più deboli, quali gli anziani. Il prossimo service si terrà il 20 novembre alla scuola Enrico Mattei ed interesserà i minori, i migranti e le problematiche connesse al loro arrivo nella nostra terra. E adesso parliamo di sport, fari accesi sul Gelacalcio. Il Gela vola e non vuole più fermarsi, non deve fermarsi. Due vittorie di seguito hanno rilanciato in classifica la squadra biancazzurra, adesso al terzo posto in graduatoria e con una partita ancora da recuperare, quella con la Vibonese prevista per mercoledì 22 novembre alle 14.30 al Presti. Negli ultimi 180 minuti Campanaro e soci hanno realizzato 5 gol subendone 3, un ruolino importante. I naviganti delle zone alte della classifica sono avvisati, il Gela c'è e domenica altro derby in casa. Arriverà il Palazzolo. Siamo in salute, lo stiamo dimostrando, anche la partita di domenica non era assolutamente facile, perché giocare contro squadre pericolanti che giocano con il coltello tra i denti non era semplice. Abbiamo fatto bene, cercheremo ancora, abbiamo ampi margini di miglioramento e con tutte le nostre forze cercheremo di continuare questa scia positiva, perché vogliamo fare bene, vogliamo regalare gioie alla nostra società e a questa città che lo merita tanto. In questi giorni si attende la decisione sul ricorso presentato dal club biancazzurro contro quanto stabilito dal giudice sportivo che ha disposto il divieto di accesso allo stadio proprio in occasione del derby col Palazzolo per i tifosi biancazzurri a seguito dei cori razzisti rivolti di domeniche addietro al portiere della Nocerina Gomis. Sì, una partita difficilissima, un derby come tutti i derby, una partita molto ma molto ostica, anche perché il Palazzolo è una signora squadra e abbiamo fatto ricorso verso questa squalifica del campo, vedremo la Lega se accoglierà questo ricorso, che è stato fatto in maniera egregia dal nostro segretario amministrativo Antonio Alabiso. Certo, non giocare con il nostro pubblico sarebbe una grave perdita. Quindi attendiamo fiduciosi l'esito giovedì del ricorso, ma indipendentemente da ciò è una partita da cercare di portare in porto alla grande, anche se, ripeto, è una partita molto ma molto ostica. Intanto godiamoci un Gela al terzo posto con i suoi 22 punti all'attivo. Siamo molto contenti, ripeto, la squadra è in salute, ha ampi, ancora a mio giudizio, ampi margini di miglioramento. E penso che la nostra dimensione debba essere questa, lo abbiamo sempre detto, vogliamo fare un campionato importante e con grande umiltà, con grande dedizione al lavoro cerchiamo di proseguire il nostro cammino, che è ancora molto ma molto lungo e irto di difficoltà. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 83 del 31 ottobre scorso, quarta serie speciale, è stato pubblicato il concorso per titoli d'esami per il reclutamento di 30 allievi finanzieri del contingente ordinario specializzazione tecnico di soccorso alpino anno 2017.
possono partecipare al concorso i cittadini italiani i quali alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda prevista per il 15 dicembre siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del titolo di studio universitario, abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito gdf.gov.it area concorsi online seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. La pagina dello spettacolo proseguono gli appuntamenti con la stagione teatrale all'Eschilo di Gela sabato 18 novembre alle 17.15 e alle 21.15 Pietro Genuardi e Patrizia Pellegrino porteranno in scena Il bene per la famiglia. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Ci sono due numeri telefonici 0933 91 18 92 e 345 58 80 580. È nuova stagione teatrale anche all'Antidoto di Macchitella a Gela. Sono 14 gli spettacoli in calendario. Si parte il 22 ed il 23 novembre alle 21 con Amori e bugie. Per l'acquisto degli abbonamenti bisogna recarsi al botteghino del teatro tutti i giorni dalle 17.30 alle 21. Anche in questo caso c'è il numero telefonico 0933 82 2707 e il prossimo 25 novembre alle 19.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il Lions Club di Niscemi porterà in scena I Civitoti in pretura di Nino Martoglio. L'adattamento dialettale è di Antonino Patti. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. L'iniziativa porta la firma, tra l'altro, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana, sezione territoriale di Gela. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie e arrivederci.